Buongiorno, buongiorno. Mancano sempre meno giorni al ritorno del campionato di Serie A, al ritorno del Napoli in campo a Venezia domenica alle 15, però con un'altra brutta notizia, insomma, che riguarda un calciatore azzurro in questa stagione: l'infortunio del Chucky Lozano con la nazionale. Nazionale ancora una volta fatali per gli azzurri. Si tratta di una lussazione alla spalla destra, successivamente poi ridotta, che sarà rivalutata al suo rientro in Italia. Questo è quello che recita il comunicato del Napoli. Insomma, un altro grattacapo per Spalletti. Capiremo poi per quanto ne avrà il messicano. Raffaele, buongiorno intanto. Ciao Andrea, buongiorno a te. Mamma mia, ma Lozano veramente deve farsi benedire, Andrea, ma cioè si infortuna tutte le volte che va in nazionale, è pazzesco, è una cosa pazzesca. Quando va in nazionale gli capita di ogni, facci caso, gli capita sì. Di ogni, anche un'altra volta il ginocchio, a parte l'occhio l'estate scorsa che lo ha costretto a star fermo per tanto tempo, mo la lussazione alla spalla. Mi pare il ginocchio fu sempre contro Panama, quindi questo avversario gli dice male proprio in generale. Io non lo so, ma questo ragazzo è bene che sia un po' più attento, vada meno in nazionale a questo punto. A proposito di nazionale, ricordiamo che Koulibaly è in finale per la seconda volta consecutiva e questa volta la giocherà, sì, perché l'altra volta era squalificato. È vero, la vittoria contro il Burkina Faso, chissà se sarà raggiunto da Anghissà, che giocherà oggi alle 20 contro l'Egitto, partita difficile per il Camerun ovviamente. Il Senegal ha vinto ieri 3-1 sul Burkina Faso, come detto, una vittoria comunque abbastanza imponente, nonostante sia poi arrivata dopo comunque, sì, qualche minuto finale di tensione, visto che aveva accorciato la squadra avversaria all'82esimo prima che Mané chiudesse la partita sul 3-1. 0816363 339666 9990, anche per interrogarvi su questo argomento. Il Napoli, ma anche altre società, nella prossima stagione dovrà ridimensionarsi, nel senso che dovrà ridurre notevolmente il monte ingaggi. Ma secondo voi, ridimensionandosi, si ridimensionerebbe anche la capacità della squadra, e cioè le prospettive, gli obiettivi tecnici, oppure, come qualche volta ha lasciato trapelare De Laurentiis, si può tornare a quel modello Mazzarri, che con pochi soldi avevi una squadra fortemente competitiva e oggi lo faresti anche con parecchi anni di esperienza in più e con un direttore sportivo come Cristiano Giuntoli, che fortunatamente è stato rivalutato quando un anno fa di questi tempi era sulla graticola, era messo al bando, era praticamente isolato. Oggi ci si accorge di quanto sia importante, tra l'altro proprio nella combinazione con Luciano Spalletti, ed entrambi cammineranno fino al 2024 insieme. Direi di andare al telefono perché abbiamo già un primo radioascoltatore, c'è Raffaele, buongiorno. Buongiorno, Dallello da Quarto, e saluto il mio amico Vinucci, a voi in particolare. Senti, dico, comunque in Napoli ha dimostrato che anche con gli ingaggi bassi del Monte Ingaggi ha fatto sempre delle buone prestazioni in campionato. Non ci meravigliamo che ADL o è fortunato a volte quando sceglie l'allenatore, perché ha sbagliato solo con Donadoni, mi sembra, se non ricordo bene, a parte Angelotti che è diventato una sciagura per noi, poi non lo so, è un bravo tecnico, però è successo quello che è successo. E poi volevo dire, le scuse ufficiali dell'arbitro Serra sono arrivate subito, dopo 20 giorni. Noi dopo 3 anni abbiamo visto quella cosa di Orsato in TV al 90° minuto, dopo 3 anni. Mm. E poi dissero che non hanno fatto nessuna scusa ufficiale. E riguardate Lozano, secondo me è ovviamente come Osimhen, quando gioca e ci mettono troppa foca tutti e due, e spesso si fanno male. Ma speriamo bene che non sia 2 mesi come hanno detto. Va bene, ciao Lello, buona giornata a te. Sentiamo anche un messaggio vocale, eccolo qui. Ciao Raffaele, buongiorno. Ciao. Allora, per quanto riguarda, secondo me, ridurre il monte ingaggi è una lama a doppio taglio. Sicuramente ci sono tanti giovani interessanti, vedi Atalanta, vedi qualche altra squadra, ma alla fine poi alla lunga la paghi, perché un pizzico di esperienza non guasta mai. Pertanto l'esperienza
Lautini soltanto comprando calciatori formati e quindi già con uno stipendio alto. Secondo me una squadra come il Napoli deve permettersi anche almeno 2-3 giocatori di esperienza, e poi tutti bravi giocatori, forti, ovviamente giovani che corrono, va bene, ma l'esperienza in campo non guasta mai per vincere. Ciao, buon proseguimento. Buona giornata a te che ci hai contattato, sentiamo anche qualche altro messaggio e poi avremo anche degli ospiti dopo, ecco. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele. Ciao. Sembra che questa sfortuna non finisca più, tra Covid e infortuni, Lozano si dà molto da fare. Domenica pensiamo alla partita che è molto vicina, dobbiamo vincere a Venezia e sperare in un pareggio tra il Milan e l'Inter, così magari lo stadio sarà anche più pieno per la partita con l'Inter e cerchiamo di riaprire questo campionato. Grazie. Eh sì, e poi d'altra parte Andrea, tu ieri mi chiedevi la formazione, Lozano, Ospina giocano, io già ti dissi che secondo me a prescindere da tutto avrebbero giocato Meret e Politano, ora è obbligo giocare con Politano. Speriamo che un as possa rientrare nell'organico quanto prima, perché deve completare gli accertamenti per quell'anomalia cardiaca che era spuntata a causa del Covid preso tra l'altro. È vero, durante anche la perché il Napoli fin quando avrà risorse limitate sul piano offensivo non sarà mai il vero Napoli, cioè il vero Napoli sì. Era quella squadra che con 5 cambi aveva la possibilità di buttare dentro dalla panchina Lozano, Unas, Mertens, Petagna, e è chiaro che con i 5 cambi avere quel tipo di disponibilità ti faceva la differenza. C'è Paolo al telefono? Buongiorno sì, sì. Paolo. Buongiorno a voi. Ciao. Buongiorno a voi. No, in merito alla domanda, al quesito che avete posto, io sono sono ottimista, perché diciamo è la storia diciamo che me lo fa essere, nel senso che i giocatori migliori che ancora oggi sono nel Napoli o quelli che sono andati via anche da poco, cioè immagini vari Mertens, Albiol, tornando indietro lo stesso Lavezzi, Hamsik, quando il Napoli li ha comprati erano quasi degli sconosciuti. Cioè, nel senso che i soldi vanno spesi, ma vanno spesi anche diciamo bene con lungimiranza. Quindi io sono ottimista, e fare un nome, secondo me Verde, il ragazzo napoletano che gioca nello Spezia, quello sarebbe un ottimo prospetto, secondo me. Volevo sapere un vostro parere in merito. Grazie, buona giornata. Sì, è un buon giocatore, però sinceramente io mi aspetto anche qualche altra cosa nel momento in cui il Napoli dovesse ulteriormente potenziare l'organico. Ci scrive Gilda: credo che con la furbizia e la competenza di Giuntoli potremmo restare competitivi come lo siamo oggi, anche con un ridimensionamento del tetto ingaggi. D'altronde, se contassero solo quelli, il Paris Saint-Germain avrebbe vinto ogni anno la Champions e il Leicester non avrebbe mai vinto uno scudetto in Premier. Un altro amico e poi ci fermiamo per la pubblicità. Al telefono c'è Salvatore, eccolo qui. Buongiorno a tutti, siete dei mostri, tutti mamma e mia, due. Siamo brutti, siamo bruttissimi. No, mostri di professionalità. Grazie Salvatore, grazie davvero. Volevo porre una domanda: secondo voi sarebbe destabilizzante oggi per l'ambiente Napoli far fare già da ora il passaggio di fascia da capitano, da Lorenzo Insigne a Koulibaly? Ma io sinceramente non lo troverei giusto, perché comunque lui è il capitano, ha fatto la sua scelta al termine del contratto con il Napoli, andrà a giocare in una squadra che ha quante migliaia di chilometri distante dall'Italia, proprio per evitare di poter incrociare il Napoli, perché vuole che in Italia sia l'unica maglia con la quale ha giocato in Serie A. Quindi sarebbe un torto, tra l'altro, che non ti procura niente di positivo. A che serve togliere la fascia di capitano oggi a Lorenzo Insigne? No, io non sono d'accordo. Vai a creare, secondo me, un casino nel casino, esatto. Se mi passi l'espressione, un problema in più. Basta aspettare giugno, insomma, siamo infatti tutti più tranquilli. Infatti. Fermiamoci adesso qualche istante, poi ripartiamo con qualche ospite. Ricordo lo 0816-36363 per partecipare alla nostra diretta. Tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci
in diretta, a breve abbiamo un collegamento come preannunciato. Nel frattempo ricordo la possibilità di contattarci allo 0816 36 363 e di inviarci un WhatsApp al 339 666 9990, scritto vocale, per parlare un po' insieme del Napoli e di questa attesa di ritorno in campo degli azzurri. Sì, intanto che Tony riesce a metterci in contatto con il primo ospite, sentiamo qualche altro messaggio vocale. Ciao Raffaele, sono Bruno da Calzanese. Ciao. Io credo che Napoli potrebbe prendere anche un Primavera ogni anno, magari una promessa, e farlo crescere, così il Napoli ha anche il suo giocatore di esperienza, insomma. Ok, vedi Ambrosino, ho letto questa notizia. Ok, ciao e forza Napoli. Eh sì, Ambrosino è un ottimo profilo, anche perché ieri è entrato, ha segnato 2 gol, se non sbaglio 2, e è fisicamente molto molto forte, è un ragazzo sul quale credo si possa lavorare, un attaccante centrale, quindi averne dalla propria cantera è sempre un bene, così eviti di andare a fare acquisti sanguinolenti. Per cui che il Napoli continui a fare questo lavoro sulla Primavera. C'è Frustalupi che sta lavorando benissimo, Frustalupi che non a caso era il vice di Walter Mazzarri all'epoca anche del Napoli, a conferma di quanto bene hanno fatto quegli anni proprio nella crescita di una realtà che era da poco ritornata dal fallimento e dalla Serie B. Sentiamo qualche altro messaggio vocale, vai. Ciao Raffaele, buongiorno, sono Gianni. Ciao. Senti, 2 cose a volo. Uno, io credo di sì. Se si lavora bene anche con un monte ingaggi più basso si può tranquillamente fare bene. E la seconda cosa è una domanda a te: l'esclusione dalla lista UEFA di Tuan Zebe, secondo te è una bocciatura per il ragazzo oppure è una strategia, cioè di centellinarlo nel tentativo poi di riscattarlo a condizioni più vantaggiose? Ciao, io buona giornata. Non so qual è la ragione, io ci vedo solo una ragione tecnica, perché essendo un calciatore che ha giocato poco finora, è arrivato da poco, quelle sono 2 partite nelle quali devi avere tutti al top. Oggi Ghoulam ti ha dato garanzia di rendimento, è giusto che ci sia Ghoulam e non Tuan Zebe, anche perché per la doppia gara contro il Barcellona avrai 3 difensori centrali, Rachmani, Juan Jesus e Koulibaly, oltre ad avere anche Di Lorenzo che può ricoprire quel ruolo, per cui credo che strategicamente sia stata una mossa giusta. Non riusciamo ancora a contattarlo, Tony, vediamo se mi ha risposto. Intanto sentiamo un messaggio. Raffaele, buongiorno. Aronica, Grava, Campagnaro, Cannavaro, ho visto fare partite mostruose contro campioni che penso che ultimamente di quella portata non ne abbiamo incontrati. Quindi il calcio si può fare anche con le idee, acquistare prima uomini e poi calciatori viziati. Credo che comunque, Andrea, è un ragionamento che piace molto alla gente di Napoli, no? Quello di vedere i calciatori che hanno veramente sputato l'anima per quella squadra che non era eccellente, ma sembrava fosse formata da tanti campioni. Io ricordo Grava, le marcature spietate su Ronaldinho, per esempio, gli fece perdere la testa completamente. Quella era gente. Aronica con Ibrahimovic. Però guarda, è giusto quello che dice questo amico, però è troppo facile svegliarsi una mattina e dire facciamo un Napoli come quello di Mazzarri. Certo. In realtà negli ultimi anni il Napoli è andato in una direzione completamente opposta, calciatori meno sanguigni ma molto più tecnici, molto più talentuosi, cioè devi smontare molto di questa squadra per ricostruire una squadra con quel tipo di uomini, di calciatori lì. Non è che lo fai da un giorno all'altro, insomma, cioè penso a Fabian Ruiz, Genischi, Elmas, Politano, Lozano, sono gente sicuramente io non più credo faida tecnicamente. Si riferisca all'aspetto tecnico, credo che si riferisca più alla capacità ormai di trovare calciatori interessanti, bravi, con un prezzo non elevatissimo e con soprattutto uno stipendio non troppo oneroso.
non credo che sia una questione tecnica, quindi di portarsi no, a 3, certo, 4, dico, non 1, è, 2 non è scontato che poi abbiano la, non sì. so, la cazzimma, chiamiamola così, di Grava, Aronica e Campagnaro. Vedremo. Intanto abbiamo raggiunto il nostro ospite che oggi è il preparatore atletico dell'FK Partizani, ma lo è stato nel Napoli dal 2010 fino al 2016. Corrado Saccone, buongiorno Corrado. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai innanzitutto? Bene, grazie, bene, bene, grazie, siamo... Siamo caduti intanto e siamo sì, la prima cosa è che siamo caduti, intanto che ripristiniamo il collegamento sentiamo un messaggio vocale. Raffaele, buongiorno, ma infatti Raffaele mi collego a quello che stai dicendo, noi ai Frattesi, agli Scamacca dobbiamo arrivare noi, non dobbiamo andare al Sassuolo sì. e comprarci questi calciatori e spendere 30-40 milioni, non lo possiamo fare, lo possono fare Inter, Milan e Juve che sono indebitate ma gli permettono tutto, a noi no. Grazie ragazzi e sempre forza Napoli. Infatti il Sassuolo ha preso Cervo che io ve lo dico adesso diventerà un grandissimo esterno. L'abbiamo recuperato Corrado Saccone, eccolo. Buongiorno, è un po' la linea che non è proprio è perfetta. Ballerina, è ballerina. Corrado sì, ti chiamavo perché ci devi raccontare un po' i segreti di quel Napoli che oggi De Laurentiis intimamente, non è che lo dice pubblicamente ma non farebbe neanche fatica a comunicarlo coram populo, lui ha rimpianto del Napoli dell'epoca di Mazzarri, quindi quando c'eri pure tu, quando il Monte Ingaggi era molto ridotto rispetto a quello di oggi con risultati altrettanto eccellenti. Ma c'era un segreto in particolare, Corrado? Guarda, quello è stato, sono stati 4 anni con Walter che sono stati anni bellissimi perché abbiamo raggiunto dei risultati insperati, un secondo posto incredibile e poi abbiamo iniziato a giocare in Europa in quel periodo, ricordo la prima partita che abbiamo giocato in Europa che è stato con una squadra se non erro svedese, adesso non ricordo il nome, poi abbiamo fatto L'Elfsborg, delle amichevoli internazionali. L'Elfsborg. Bravissimo. Ero lì quel giorno quindi. Sì, a Boras, la città si chiama Boras in Svezia. Sì. E poi ti dico, sai, avendo una squadra tra virgolette non di campionissimi, almeno come sotto l'aspetto del nome, sai, è stato ancora più gratificante fare dei risultati importanti perché poi, faccio dei nomi, tipo l'Aronica che è un giocatore secondo me bravissimo, ma non è un campionissimo, sai, oppure giocatori nostrani tipo Grava, tipo sai, andare a fare delle partite importanti, arrivare al secondo posto con un certo tipo di giocatore è ancora più gratificante piuttosto che arrivare con dei campioni, quindi è stato un periodo molto molto bello. Ma secondo te molto è stato motivato dall'allenatore oppure erano già di loro dei calciatori predisposti alla battaglia? Guarda, sicuramente erano giocatori predisposti, poi Walter ha messo quel qualcosina in più e poi tutti erano bogliosi di raggiungere dei risultati importanti. Poi non ci dimentichiamo che c'erano anche dei campioni in quella squadra, cioè c'era Lavezzi, c'era Amsic, sai, è arrivato Eddie Cavani. Oltre ad aver avuto per un anno Quagliarella, quindi bravo, voglio dire. Quagliarella, come no. Sai, era una squadra che era alla fine un mix giusto tra comprimari e campioni. Quindi alla fine, sai, un po' tutto ci ha fatto fare dei risultati secondo me straordinari. Non dimentichiamo la Coppa Italia, è vinta, Cioè, poi il Napoli più di 20 anni, dopo più di 20. Sì, poi il Napoli è passato, vabbè, a Benitez e là è diventato internazionale con un altro tipo di giocatore. Sì. Però quei giocatori là a un costo decisamente inferiore a quello attuale hanno dimostrato di valere veramente tanto. Certo. La domanda però è, Corrado, 10 anni dopo, quel modello è replicabile? No, non ho capito, scusami.
No, ti chiedevo se 10 anni dopo secondo te fosse replicabile, cioè si può iniziare a costruire un Napoli con quell'idea lì ancora oggi, insomma. Ma sai, oggi come oggi sicuramente non puoi ridurre il monte ingaggio come prima, cioè un po' tutto è cresciuto, un po' tutto è cambiato. Se vuoi competere a livello internazionale non puoi avere, diciamo, dei giocatori che abbiano un ingaggio basso, perché significa che sono giocatori di una qualità inferiore. Oggi se vuoi competere a livello internazionale devi per forza avere un monte ingaggi superiore a quello dell'epoca. Quindi cioè, tu pensi che ci sia il rischio con la crescita di Roma, Inter, Milan, oltre a Juventus e Inter, di vedere raramente la Champions League a questo punto? Ma guarda, non credo, sai, anche perché c'è la voglia. Cioè, io credo che Napoli sia una città straordinaria, abbia dei tifosi straordinari, e chi gioca a Napoli dà sempre quel qualcosina in più. Quindi alla fine io credo che contano anche le motivazioni, e non credo che solo la crescita delle altre squadre o altre squadre che hanno un valore, diciamo, più elevato possano superare la voglia dei giocatori di fare bene. Quindi alla fine sai, il Napoli ormai si è assestato nelle prime 4-5 posizioni, parliamoci del campionato italiano, che è un campionato competitivo al massimo. E poi ha un allenatore oggi tra i migliori in circolazione, ma tu ci credi alla possibilità di una rimonta, di un sorpasso sull'Inter, Corrado? Bisogna provarci? Guarda, l'Inter sta andando come un treno, però sai, lo stato di forma in genere non si mantiene sempre, quindi io ci credo, ma soprattutto ci devono credere i giocatori, e devono continuare a macinare chilometri, a fare allenamenti per cercare di colmare il gap attuale. Io ci credo, ti dico la verità, io sono sempre un ottimista per natura, quindi alla fine ci credo. E noi siamo con te, grazie Corrado, ovviamente in bocca al lupo per la tua esperienza in Albania. Grazie mille e arrivederci. Grazie, buona giornata all'ex preparatore atletico del Napoli, Corrado Saccone, che ha vissuto tutto il periodo, tutti e quattro gli anni di Walter Mazzarri, quelli che sono rimasti scolpiti nella memoria di tutti i tifosi del Napoli. Ci fermiamo? È vero. Ci fermiamo pochi istanti e poi torniamo con la vostra voce e con altri ospiti al nostro microfono. A tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, torniamo a parlare anche della prossima partita di campionato, perché può sembrare semplice, qualcuno pensa che sia comodo giocare contro il Venezia e portare a casa 3 punti, invece, come noi predichiamo da tempo, fare attenzione soprattutto a queste partite, perché il Napoli soprattutto in queste gare quest'anno ha perso qualche punticino che potrebbe risultare fatale a fine stagione. Abbiamo già un ospite al telefono, no? Ce l'abbiamo già. Sì, che tutti conoscono come grande procuratore, ma non tutti ricordano che è stato anche un grande calciatore, certo. Beppe Accardi, che ha vestito anche la maglia del Venezia, tra le altre. Ciao Beppe, buongiorno. Ciao, buongiorno, più che altro un grande amico. Questo sì, questo lo possiamo, diciamo che è una cosa pleonastica, già si sa che è così, però fai bene sempre a ricordarlo, caro Beppe, che tu sei stato un calciatore di Zamparini, quindi immagino anche il tuo cordoglio. Del grande presidente. Sì. Del grande presidente. Grande perché nella sua follia, del suo modo di essere, era una persona buona. Sì. Ma molto buona, che ha fatto del bene a tante persone. Tutti gli attestati di affetto che sono arrivati a lui sono tutti attestati che vengono fuori dal cuore, eh? È vero, è così. E questa è la cosa più bella che potesse succedere. Poi nel calcio, sai, quando vinci sei bravo, quando perdi sei uno sfigato. Però credo che lui, specie per la mia città, perché io l'ho avuto presidente a Venezia, e ma è stato il presidente della mia città. Infatti. E ci ha regalato un sogno. È vero, è vero.
Beppe, Venezia che tra l'altro ha quasi recuperato tutti i calciatori affetti da Covid, credo ne sia rimasto soltanto uno, con 4 nuovi acquisti, a quanto pare Insamé dovrebbe partire dalla panchina. Tu segui un calciatore del Venezia che poi è il capitano Luca Fiordilino. Fiordilino, Lucchetto. Esatto. E che cosa ti racconta nella prospettiva di affrontare il Napoli dopo aver fatto tremare l'Inter? Guarda, Venezia ha un grande vantaggio. Sono stati capaci di creare l'ambiente giusto e il gruppo giusto, che poi è quello che alla lunga ti dà la possibilità di poter fare i risultati. Un allenatore, secondo me, giovane emergente molto bravo, che non dà possibilità a nessun giocatore di avere gli alibi, ed è riuscito a creare una squadra che sta facendo, per quelle che sono le proprie possibilità, un ottimo campionato. Poi sai, quando ti trovi ad affrontare squadre come Napoli, come Inter, dove comunque la qualità dei singoli è quella che fa la differenza, ogni tanto lasci qualcosa. Con l'Inter hanno fatto una gran partita, poi la qualità dei giocatori hanno fatto la differenza. Quella di un calciatore in particolare, perché arrivato al 90esimo, se gli metti la palla in testa a Dzeko, difficilmente sbaglia il gol. No, ma la cosa bella di Dzeko, sai, scusate, sì. Dimmi. No, ti chiedevo cosa temere di questa squadra nello specifico per la partita di domenica, con qualche giocatore. Guarda, molto Ramo, per esempio. Questa squadra è una squadra che ha una capacità di lavorare assieme e ha delle risorse caratteriali importantissime. C'hanno degli uomini che, quando li mette assieme, caratterialmente hanno una voglia, una grinta, un entusiasmo che ti mangiano le orecchie dal primo minuto fino all'ultimo minuto. Quello che deve, allora, il Napoli non può cadere nell'errore di pensare di giocare a ritmi ridotti o ogni tanto ad addormentarsi, perché loro sono una squadra che ti morde dall'inizio alla fine, e se può ti fa male. È così. Tra l'altro, tu che segui Fiordilino, l'hai seguito penso dalle giovanili del Palermo, lui è palermitano, certo, come certo. Te, oggi capitano del Venezia, ma lui che cosa ti racconta nella prospettiva di affrontare il Napoli? Perché il Napoli pensa alla vittoria, il Venezia immagino troverà il modo per creare qualche ostacolo affinché ciò non avvenga. Guarda, loro, quando parlo con lui, lui mi dice che il mister, quando prepara le partite, le prepara pensando comunque di andare a giocare a viso aperto. Loro il problema di preoccuparsi del Napoli, di rispettarlo sì, di preoccuparsi del Napoli no, anche perché tendenzialmente non hanno niente da perdere, perché partono in teoria sconfitti sulla carta. Perciò è per quello che diventa una partita difficile per il Napoli. Certo, indubbiamente, non fa una piega. Cosa ne pensi, Beppe, di questo mercato, di come possa aver influito sugli equilibri del campionato? Beh, sicuramente sulla corsa Champions per le operazioni fatte dalla Juve, ma anche l'Inter direi che ha puntellato la rosa dove aveva necessità di farlo. Guarda, io ero convinto che ci fosse un mercato molto più statico, no? Poi la Juventus l'ha infiammato, l'Inter gli è andata dietro, anche perché la Juventus è vero che ha fatto un grandissimo mercato, ma è un mercato comunque che è anche in visione futuristica, perché la Juventus sa che deve rivoluzionare la squadra, che deve tornare a svecchiare, deve tornare a fare una squadra che possa vincere negli anni e nel tempo, sfortunatamente per noi del Sud. Sì. Però per il resto il mercato è stato un mercato normale, che ci aspettavamo un po' tutti, senza poi tutti questi colpi incredibili. Certamente quella squadra, l'altra squadra di bassa classifica che ha fatto delle operazioni importanti, ne ha fatto tante, è stata la Salernitana. È vero. Con l'arrivo di Sabatini, perché stanno provando in tutti i modi a cercare per potersi salvare. Sì, per chiudere, Beppe, credi ad una rimonta del Napoli sull'Inter in queste ultime giornate di campionato, 15 che ne mancano? Guarda, io credo che il Napoli abbia nelle proprie corde la possibilità di poter fare la rincorsa.
però vedo anche un Inter che concede poco. Eh sì, finora sì. Cioè, la questione, però ricordatevi che il derby potrebbe diventare uno spartiacque, perché se il Milan riuscisse a vincere contro l'Inter, magari, sai, certe certezze ti iniziano a venire meno, eh? E dopo diventa bella. Come no, infatti. Tra l'altro, mi permetto di aggiungere che il Napoli recupera tutti i calciatori infortunati, l'Inter ha avuto la buona sorte di non averne così tanti come la squadra di Spalletti, Beppe? E certo, ma guarda, oggi avere una rosa completa, o meglio, avere una rosa sì completa, ma che ha avuto meno giocatori che hanno avuto problemi di Covid, perché quello che sta succedendo in questo periodo è che tanti giocatori che hanno avuto il Covid stanno avendo dei problemi muscolari, ed è un problema. Infatti. Guarda, io stamattina parlavo in Belgio con Leo, che è nella squadra dove gioca Embalo, è rientrato dal Covid dopo 4 allenamenti, pom, strappo. Ma come è capitato a lui, è capitato a tanti giocatori. Speriamo passa questo momento e ritorniamo tutti a sorridere. Beh, tu sei anche un ex dell'Inter, no, Beppe? Quindi. Sì, vabbè, all'Inter ho fatto finta. Ero talmente scemo che mi sono fatto cacciare via. Perché, guarda, la cosa che mi fa sorridere. Potevi essere il Barella dei due tempi. Sì, ma guarda che avevo grandissima considerazione per l'epoca, mi pagarono un botto di soldi, parliamo dell'85-86, mi pagarono 1.200.000.000 dalla Cavese, solo che il problema qual era? Che io avevo una grandissima qualità, essere scemo, dopo 3 mesi che ero all'Inter ad allenarmi, con grandissima considerazione, perché la richiesta mia fu direttamente da Trapattoni, non fu dai direttori sportivi. Andai da Trapattoni e disse: mister, o mi fai giocare o me ne vado. E lui mi disse: biondo, te ne vai. E io, scemo ancora di più, non è che gli dissi: mister, ma no, sto scherzando di qua di là. No, e mi mandarono a Campobasso in B. Bene. Che fu l'anno che perdemmo gli spareggi a Napoli. Contro la Lazio e il Taranto. Mi ricordo a 3, sì, gli spareggi a 3. Bravo. Va bene, dai, vedi, sono degli spaccati di storia di calcio che ogni tanto fa bene ricordare. Intanto ti ringrazio, ti abbraccio, Beppe. È un piacere, e forza Napoli. Sempre forza Napoli, un abbraccio a te e buona giornata a Beppe e a Cardi. Ciao, grazie. Tra l'altro anche agente del capitano del Venezia, Fiordelino. Ci fermiamo e poi torniamo sia con voi che con qualche ospite. È vero, tra pochissimo, pubblicità. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Facciamo così, sentiamo un messaggio vocale, poi contattiamo qualcuno che conosce molto bene Spalletti, perché De Laurentiis vuole dare, ha dato fiducia a Spalletti e a Giuntoli. Fino al 2024 devono camminare insieme, insieme dovranno rivedere anche questo progetto tecnico che viene riformato attraverso un ridimensionamento del monte Ingaggi. Allora, sentiamo un messaggio e poi andiamo al telefono. Eccolo qua. È notizia che il difensore acquistato dal Napoli non è inserito nella lista UEFA, come della serie strategie sempre acquisti che prevedono il futuro. Poi dice: perché il Napoli, altro che governo De Laurentiis, non fa spettatori? Ragionarsi un po' su questo, è che da sempre questo senso di precarietà, a giugno con i contratti, con giocatori importanti succederà di tutto di più. Ma dico io, ma c'è a Ponte pure che sta facendo delle grandi cose, ma è possibile che nessuno ci riesca a liberare la De Laurentiis e acquista il Napoli? Eccolo qua, questo era Enrico. Allora, no, aspetta, no. Fammi dire una cosa, mi fa piacere che Angelo fa anche l'avvocato, perché... Sì. Perché se lui volesse attaccare De Laurentiis avrebbe mille modi per farlo, ma se presentasse questa ringa probabilmente lo farebbe scagionare facilmente, perché l'ha attaccato su una cosa che non sta in cioè. Infatti. Puoi dirne tante, ma questa è proprio una sciocchezza, permettimi di dirlo. Scusami se sono così perentorio. Ma che il quarto difensore centrale sia abile o meno per la lista UEFA, ma che differenza fa? Hai Koulibaly, Rachmani, Juan Jesus che si è confermato e che parte avanti, Tuanzebe,
se saltano due su tre di queste linee, puoi mettere Di Lorenzo centrale, cioè ha un limite numerico la lista UEFA, e tu fai delle scelte in base a chi ti serve di più. Che c'entra adesso che il difensore è arrivato a gennaio non entra in lista UEFA per attaccare De Laurentiis? Cioè, trova un motivo più valido per sostenere la tua tesi, sinceramente. Ma quando uno è ferrato nel accusare qualcun altro, a volte gli si annebbia la vista e quindi dice anche cose che non corrispondono al vero. Vogliamo introdurre il nostro prossimo ospite, Andrea? Ma partendo col dire che è un grande dello sport italiano, sì. Raffaele Dalle. Ecco, sì, grande dello sport italiano, è sparito improvvisamente Andrea Falco. Allora, oltre ad aver lavorato nella pallavolo e in maniera anche cospicua, avendo vinto gli europei in Germania e in Italia, Serbia, Montenegro 2003-2005, oltre all'argento alle Olimpiadi del 2004 ad Atene, è stato anche dirigente della Roma. Buongiorno Giampaolo Montali. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie ovviamente di aver accettato il nostro invito. Lei si è incrociato con Spalletti, non possiamo dire che avete lavorato insieme, però avete anche dei trascorsi, delle curiosità. Considera questo allenatore, al di là del fatto di quello che lei ci racconterà adesso, un profilo corretto per quello che dovrebbe essere il nuovo corso di De Laurentiis, cioè squadra competitiva senza che costi troppo? Dunque, intanto dopo la mia così esperienza nella pallavolo, sono passato al mondo del calcio, e prima di essere direttore generale della Roma per 2 anni sono stato 4 anni alla Juventus, consigliere d'amministrazione con la delega su tutta l'area sportiva e sulla prima squadra, ed è stato lì che già conoscevo per altri motivi Spalletti, ma è stato lì il momento in cui ci siamo frequentati un po' di più. Poi però purtroppo, quando io esco dalla Juventus e vado alla Roma, lui era da poco uscito, da pochi mesi, quindi non ci siamo incrociati. Tra l'altro lui, quando ci siamo visti più di una volta, questa cosa qua me l'ha rinfacciata, perché dice che se fosse arrivato prima probabilmente lui sarebbe rimasto ancora da Roma. Però devo dire che con lui ho un ottimo rapporto, un allenatore che stimo molto, però ha ancora un debito nei miei confronti, quindi sono molto contento che mi avete chiamato in questa importante radio napoletana, così se l'ascolta, se lo ricorda. Hanno fatto una scommessa quando ero alla Juventus che sarei venuto a vincere a Roma, qualcosa che poi è successo. Abbiamo scommesso un viaggio, una vacanza con le famiglie, cosa che non ha mai mantenuto. No, non è possibile. Non ha mai fatto. Sono debiti d'onore che vanno rispettati. Sono debiti che vanno. Certo, assolutamente. Glielo faremo sapere. Intanto quando lo vedo l'incrocio glielo ricordo, però fa un po' le orecchie da mercante. Non lo fa con cattiveria, perché è una persona generosissima. Però, se mi permette, glielo dirò anche io. Guarda che devi pagare il debito. Esatto, Montali. Però per quello che riguarda il profilo che lei diceva come allenatore, sì. Guarda, io purtroppo sono un po' settale, perché io divido la categoria di allenatori. Sono stato nella mia prima vita un allenatore, quindi divido in 3 categorie. Ci sono allenatori che sono bravi, ma che non hanno mai vinto niente. Poi ci sono quegli allenatori che hanno vinto una cosa o due. Poi ci sono invece quelli che vincono ogni posto dove vanno e hanno vinto più cose. Ecco, da questo punto di vista credo che Spalletti, che ha vinto una Coppa Italia di Serie C, una Coppa Italia con la Roma, 2 campionati con lo Zenit, una Coppa russa sempre con lo Zenit, 2 supercoppe, una russa e una italiana, fa parte di quel novero di quegli allenatori vincenti. Oltre ad aver portato le sue squadre sempre in Champions, quindi anche questo è un valore. Esatto, anche questo. Certamente, come dico ogni tanto lui quando lo incontro, quando lo vedo, gli manca il campionato e la Coppa dei Campioni. Però ancora c'è tempo, è una grande società. Anche in questo momento come Napoli, la cosa può succedere. Di sicuro è un allenatore che io devo dire che lo osservo sempre da distante, non ci ho mai lavorato direttamente, con molta curiosità. E devo dire che il suo atteggiamento, il suo comportamento, approccio a questa squadra nuova, il Napoli, il suo arrivo a Napoli, ha cambiato molto Spalletti. Lo vedo molto più propositivo, lo vedo con un atteggiamento molto diverso dagli anni precedenti. Quindi sono convinto che sia l'allenatore giusto per una piazza come quella di Napoli e per un presidente.
complicato come quello di Napoli, perché non so se lei lo sa, ma io ho vissuto praticamente una settimana con Aurelio, perché quando vado via dalla Juventus io volevo arrivare proprio a questo, ero promesso a Napoli, era il 2009, quindi era il 2009, avevo in mano la penna per firmare l'accordo e contratto. Ma dopo aver scelto insieme l'allenatore in quel momento, aver scelto Picor, poi successivamente anche il direttore, il CFO, e poi c'è stata una clausola sulla quale ci siamo arenati una notte, una serata prima di firmare, che era la cosa che riguardava i diritti d'immagine, che lui voleva applicare anche a me, ma io i famosi diritti generali. E mi prese quella notte per pensarci, andai via con il presidente, che era convinto che il giorno dopo sarei tornato e avrei accettato, come tutti i giocatori, anche i diritti d'immagine. Però purtroppo in quella notte uscì la notizia che non avevo firmato, arrivò alla Roma, si questo gol al tiro generale alla Roma. E io andai a Roma, anche se devo dire che il progetto fatto con Mazzarri, con Bigon e poi con Fassone era un progetto bellissimo, interessante, che poi era un Napoli pieno di dirigenti, oggi non ce n'è manco uno, quindi lei, Fassone, con il direttore sportivo, diciamo che l'idea di strutturare il Napoli con un governance di un certo livello ce l'aveva, speriamo che torni ad averla ancora tornasse adesso. Indietro a questa idea De Laurentiis. No, però mi interessava una cosa che avevo sentito dire tra le righe, quindi lei ha partecipato alla scelta di Mazzarri, praticamente, ho capito bene? Certo, sì, Mazzarri è stato anche qualche giorno a casa mia in campagna a Parma, io sono parmigiano, prima del suo arrivo a Napoli, perché insieme stavo preparando un gruppo insieme su cui lavorare, fu lui che consigliò anche Bigon, che io non conoscevo, quindi c'era tutto, cioè le società, vede, per vincere il mondo dello sport sono tre le componenti fondamentali: società, giocatori e allenatori, e io la metto proprio in ordine di importanza. Sono le società che decidono lo stile di una squadra, il suo modo di stare in campo, lo decide chiamando un certo tipo di allenatore con un certo tipo di profilo e affidandosi a determinati giocatori, però per importanza la prima è la società, quindi è da lì. Quando io parlai con De Laurentiis, tra l'altro devo dire ho passato dei giorni bellissimi nel suo ufficio qui a Roma, la idea era proprio questa: una società forte, una forte governance, che partiva tutto dalla società, e quindi un bel progetto. Ma poi devo dire che nel tempo però è vero che De Laurentiis ha cambiato anche alcune sue visioni di come si governa una società, però insomma il Napoli è sempre rimasto una società ai vertici e di alto livello. Ma lei pensa che il Napoli già quest'anno potrebbe, con Spalletti, fare il colpaccio di vincere lo scudetto, così che Spalletti può aggiungere un'altra medaglia nella sua bacheca? Ma io credo che quest'anno è un anno dove ci sono più squadre che hanno più opportunità di vincere questo campionato. È vero che forse ce n'è una che più di tutte ha le stigmati per poter vincere il campionato, che in questo momento è l'Inter. Però il campionato è ancora lungo, c'è quasi tutto il girone di ritorno da fare, e credo che una squadra sugli ali dell'entusiasmo con una spiazza come Napoli, con la qualità del gioco dei giocatori che è in questo momento il Napoli, perché non pensare in grande fino alla fine? È chiaro che però per ottenere dei grandi risultati poi alla fine bisogna avere il coraggio di pensare in grande, quindi essere ambiziosi credo che sia la cosa più importante. Quindi io il Napoli la metterei ancora come una delle squadre che sono ancora in gara per poter vincere questo campionato. Scusi, anche perché bisogna stare attenti a una cosa: con l'arrivo di questa Juventus, con gli acquisti che ha fatto, di queste prime quattro squadre che sono in testa del campionato, una rischia anche di rimanere fuori dalla Champions. Come no, è vero, è proprio così. Ma per chiudere, se Aurelio dovesse nuovamente chiamarla oggi, che non c'è una figura nel Napoli di questo tipo, che succede? Si ferma sempre di fronte ai diritti d'immagine? Allora, guardi, intanto vi dico per onestà intellettuale, non ci siamo lasciati benissimo, nel senso che quella mattina che io tornai e che lui era convinto, mi rimise davanti il contratto da firmare, e gli dissi che però non volevo firmare, me lo richiese un paio di volte: guardi presidente, ho deciso di no e vado alla Roma. Da quelle volte, quando mi incrocio, ci siamo incrociati più volte, non è che ha avuto effusioni di grande amicizia. È un po' indispettito. Mi spiace molto. Sì, però io le avevo detto che quelle erano le condizioni. Devo dire che era stato onestissimo, che ha rispettato tutto quello che ci avevamo detto, però c'era questa clausola che per me non era
accettabile. E per tornare alla sua domanda, non sono abituato a commentare le ipotesi per natura. Benissimo, un'ottima chiusura della nostra trasmissione, caro Giampaolo Montali, che abbiamo anche condiviso una volta diversi anni fa il festeggiamento della chiusura dell'ultima puntata di Tiki Taka, se lo ricordo. Ah sì, è vero, mi ricordo. Sì. In un locale molto carino a Milano. Esatto, c'era il nostro amico comune Pier. Esattamente, con il grande Pierluigi Pardo. Grazie, caro lei. Direttore. Buon lavoro. Buona giornata a Giampaolo Montali. Livello elevatissimo. Io credo che un dirigente come lui veramente ti darebbe quel quid pluris che oggi al Napoli serve come. C'è Andrea? No, se n'è andato già? Se n'è andato e va bene. Lo saluteremo noi con grande piacere. Intanto dobbiamo chiudere, ce ne dobbiamo andare. Ringrazio tutti quelli che ci hanno contattato, chiedo scusa perché sono davvero centinaia i messaggi a cui non possiamo rispondere e che non possiamo far sentire. Ora però c'è un'altra straordinaria ora di calcio a Radio Marte con Marte Sport Live con Dario Sernataro, pronto ad entrare in scena. Noi ovviamente ci sentiamo domani. Ciao.